È Dio che ci ha donato la forza e le capacità per far sì che il nostro Tempio potesse ritornare a splendere. Queste le prime parole di Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, in occasione della riapertura della chiesa di Maria Vergine della Catena a Santa Venerina, resa inagibile dal sisma del 2018, che aveva costretto la comunità a cercare una soluzione provvisoria utilizzando un salone per il culto e per le attività pastorali. I lavori di consolidamento e recupero del prospetto, avviati nell'agosto 2021, seguiti dall'architetto Raffaello Di Mauro, sono stati finanziati per l'80% dalla Conferenza Episcopale Italiana con il contributo 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica e il restante 20% dalla parrocchia attraverso una raccolta fondi, per un totale di 120.000 euro circa. Dopo 2 anni di lavori di ristrutturazione, dunque, la comunità di Santa Venerina ieri si è riappropriata di questo luogo simbolo, con la celebrazione eucaristica officiata dal vescovo Monsignor Antonino Raspanti alla presenza, tra gli altri, del parroco Don Andrea Sciacca, che ha voluto ringraziare quanti si sono impegnati per la riapertura della chiesa. La comunità parrocchiale Maria Vergine della Catena, in Maria Vergine di Santa Venerina, scrive una pagina importante della sua storia. Ritorna in chiesa dopo quasi 5 anni dal terribile sisma del 26 dicembre 2018 che ha causato l'inagibilità del luogo. Grazie al notevole contributo dei fondi dell'8 per 1000 per l'80% sulla somma necessaria per la riapertura, questa comunità ha fatto ingresso nella sua chiesa. Un momento di gioia e speranza per Santa Venerina, una giornata, come detto dal neosindaco Santo Raciti, che segna la ripartenza per la comunità a cui viene restituita una chiesa ricca di storia.